Il decreto sostegni non convince TNI, che lo ritiene un contentino per mettere a tacere la categoria imprenditoriale. Decreto TER che prevede gli aiuti per i settori in crisi a causa del prolungamento dell'emergenza Covid, oltre a un'altra serie di norme che sarebbero destinate ad alleggerire le difficoltà degli italiani anche per gli aumenti delle tariffe per energia elettrica e gas. Ma TNI reputa in concreto il decreto insufficiente perché, dice, non prevede la moratoria su mutui né il credito di imposta sugli affitti e va ad aziende già morte. Inoltre, sottolineano, lo sconto sulla CIG non li convince. Ci sentiamo trattati come dei bambini a cui dai il contentino per farli stare buoni, non esiste completamente. Noi abbiamo chiesto subito, perché effettivamente urgenti, tre cose. Cassa integrazione Covid riattivata, invece non si sa se come, se verrà attivata, se verrà attivata gratuitamente o con una scontistica, ma comunque non soddisfa completamente perché sarebbe comunque onerosa. Abbiamo chiesto una cosa importante, la moratoria sui mutui e sui finanziamenti, anche quelli erogati con la garanzia dello Stato, che il cui ammortamento comincia a breve, e noi non lavorando non siamo in condizioni di poter mantenere. I colleghi che hanno fruito di questi finanziamenti non sono nelle condizioni di poter pagare e cominciare a pagare le rate. E poi abbiamo chiesto un credito di imposta sugli affitti. E questo ci è stato dato, cioè, messo nel decreto, ma con delle condizioni che non ci soddisfano, perché parlano di 50% sul calo di fatturato, che in questo momento ha un calo di fatturato mese su mese nei primi 3 mesi del 2022. In questo momento, che ha un calo di fatturato del 50%, se non è già chiuso, è pronto a chiudere, sia tra i ristoratori che tra gli albergatori, che sono veramente in grande crisi. Noi continueremo comunque nella nostra azione di protesta e di pressione perché ci vengano dati i giusti aiuti.